Come piace a me. Madonna, che bomba, ma che è? Mamma mia, raga, la zucchina impanata è notevole, eh? Madonna, quanto sono grossi. Ma questa me l'hanno messa in più. Lo scopriamo assieme. No, vabbè. Vi giuro, è un po' difficile da gestire. Madonna! Regà, a Roma, notturni, di sta qualità, non li trovi. Buonissimo! Ciao! Napoli! Non passeggiavo sul lungomare di Mergellina da... forse 6 anni, perché l'ultima volta che sono stata a Napoli non ho avuto occasione di passeggiare sul lungomare. Però è sempre bello, soprattutto di sera. Mi piace Napoli di sera perché è meno caotica. E come sapete, a me la caoticità di Roma, viverla quotidianamente dopo un po' di stanca, poi dipende, è sempre una cosa a discrezione di come sei fatto caratterialmente. Oggi torna la serie dello street food unto notturno. Pensa che l'ultima volta che abbiamo portato un episodio di questa serie fu a Bari e non andò molto bene. Ecco. Oggi faremo una tappettina per fritti dolci, poi ci sposteremo a mangiare qualcosa di salato, perché come sapete io adoro il salato, e concluderemo con un'ultima tappa segnalata da molti di voi, perché come al solito, raga, chiedo sempre suggerimenti a voi per quanto riguarda lo street food unto notturno, perché se sa, la roba notturna la devi vivere, la devi respirare quotidianamente, e chi meglio di un napoletano non mi può suggerire dei posti. La cifra di cose un po' così mi avete suggerito, però ho fatto la mia cena e ti ho detto dai, andiamo su quelli che sembrano buoni. L'ultimo dovrebbe essere una chicca, eh? Un sacco dei dolci particolari, roba da quanto so non troppo schimicante. Ma raga, se sa, io sullo street food notturno sono un po' più flessibile, meno severa, perché è ovvio che di notte o comunque i posti che sono aperti fino a magari le 2 o H24 è più difficile trovare una garanzia, perché quello che va a mangiare di sera, ma sai che gli frega di mangiare la pizza gourmet o lo sfogliato più buono della sua vita. Quindi oggi è più experience street food unta notturna, così per divertirsi. Magari ci casca pure qualcosa di particolarmente buono, cercando di non andare troppo su roba food porn, decolate, che vi ho chiesto, raga, vi prego, però non le colate, cioè non le colate, magari roba buona. Grazie. Ciale Ciro, una graffa, classicona. Dovevo partire con qualcosa di tipico, ho già pagato, la prendo che la friggono sul momento e poi scaldiamo i motori. Graffettona, avevi la possibilità di farcirla con crema o con Nutella, però voglio qualcosa proprio di classico. E i graffe sono tipo le ciambelle fritte che c'erano pure a Roma, no? È uno di quegli alimenti che quando c'è voglia di qualcosa di un po' zuccherino, magari non troppo pieno di creme, a me piace un po' più clean, semplice, ti soddisfa. È ancora calda, carinella. Zucchero, niente zucchero a velo. Carina, te posso dire? Mi sembra fatto male. Ah, raga, mangiamo una cosa simile da, te giuro, non ironicamente, almeno 3 anni. Buona, calda, golosona proprio. Perché ormai quelle serate un po' che fai le 3 di notte, mi sono invecchiata pure io. Ai tempi della scuola le facevo. Raga, cotta bene ma è leggera. Cioè non si sente l'olio della frittura. Cioè si sente che sta mangiando un prodotto fritto, ma sì, la mangi tutta. Croccante fuori, morbida dentro. È figo perché qua ti fai una passeggiata sul lungomare Mergellina. Prima c'è stava un signore che stava con la musica neomelodica napoletana a vendere i conchiglie, pulcinella. E respiri un po' quell'aria napoletana. È morto. È buona, ti giuro, è buona. Cioè, poteva essere una tresciata. Invece capisco perché sia un po' un'istituzione Ciale Ciro per le graffe. È buona. È leggera, è spumosa, c'ha tutto quello che deve avere. Te dirò di più. A parte che la mastichi molto di meno della ciambella romana, è pure più buona. Poi, 2,50 euro, ma onestissimo. Onestissimo, ma potevo pagare pure con carta, pensa, assurdo, ma ha fatto lo scontrino fiscale, incredibile, perché questi giorni a Napoli ho un sacco di video e spesso magari uno lo scontrino se lo dimentica. Invece qua tutto... Ci spostiamo al prossimo, panini. Ma quanto è bella. Ma quanto è bella! Ma di che anno è? Fine anni 70? Le targhe di una volta! Qua ti devi far segno della croce che, non so, fai in sinistro, stradale, e la so che hai. Ma ce l'avrà il servo sterzo?
sono contenta perché il video è partito bene, cioè la graffa, io ti giuro, non avevo mai assaggiato una graffa, regà, non ve la prendete, sono abituata alle ciambelle, ripeto, ma porco due, me ne sarei mai altre due, bello, sono contenta. Proseguiamo a 3-4 minuti a piedi, cioè il prossimo posto. Panini, come abbiamo fatto a Roma qualche anno fa per lo street food unto notturno, paninoteca da Francesco, c'è un sacco di gente fuori, regà, ho iniziato a girare il video un quarto d'ora fa, sono le 22:12, tra l'altro vorrei far notare che bello il mio sfondo di Shrek. Questa è stata una vostra segnalazione, se non erro, di saporire, vediamo se ti dovrò ringraziare o se ti dovrò maledire. Sto scegliendo da fuori, c'è un sacco di gente. Ne vi un paio. Ci sono alcune cose che nel weekend, forse col fatto che hanno un sacco di folla, tipo le patate dal venerdì al sabato ne mettiamo per alcune cose, però vediamo, sono curiosa. Entri dentro, il posto devo dire è molto pulito, 3-4 ragazzi a piastra, a fare i panini, cotti, maiale, non maiale, salsiccia, non salsiccia, porchetta, a quanto ho capito è tipo il pezzo forte, nel senso che nella sezione dei big panini ogni panino aveva di base questa porchetta che ti viene scaldata ulteriormente sulla piastra. Panini preassemblati, puoi scegliere di fartene comporre tu uno sul momento a tuo piacimento, poi nel momento in cui arriva il tuo turno, sono anche molto veloci devo dire, proprio, o sanno fare il lavoro. Il tipo ti fa, dimmi, è come dimmi, io devo indicare gli ingredienti che volevo dentro, cioè per me, io credevo che dovessi scegliere il panino, è quello, so scegliere il panino, ci sono scritti gli ingredienti, è quello, no invece è tipo che babbaro, incredibile comunque, macchina fantastica che ha, la porterei a far vedere, signor, tipo che babbaro, cioè ti fai il kebab base e poi gli indichi che vuoi, non sapevo manco che cosa ci fosse, ma che ci sta là, melanzana, bechamel. Andiamo col primo, io non mi ricordo regà che ho preso, è enorme, pesa una cifra, cioè è una cosa enorme, guarda quanto è unto, sì, ehi, prima che ti arrabbi, le ho fatte mettere le patatine su questo, ma perché mi ha messo un po' in difficoltà, mi ha detto patatine? Ma sì dai, non lo so, non so perché, mi ha colto alla sprovvista, quindi ho detto di sì, però sull'altro non ho fatto niente, quindi colpa mia delle patatine, regà, lo sapete, io sono contro le patatine nel kebab, però oggi così, street food unto, notturno, alternative. Ma ti giuro, ci sto cascando, non so che cosa mi ha preso, mi ha messo in difficoltà quel ragazzo, era molto simpatico però. Regà, io non mi ricordo che ci ho fatto mettere, i friarielli, ah, questa è una zucchina? Enorme, cioè un'unica zucchina come stai vedendo, ma gigante, cioè è proprio la zucchina che ti cambia la vita, e, con la peciamella, poi ho fatto mettere altre zucchine, mi ha chiesto salse, io ho detto no, salse no, perché c'erano le salse quelle proprio tipo della Develey, no? Big Black, porchetta, completo, bacon, sottiletto, hamburger di maialino nero e queste aggiunte, mea culpa, patatine, la giga mega melanzana, il pane è molto croccante, eh? Come piace a me. Madonna che bomba, ma che è? Mamma mia, raga, la zucchina impanata è notevole, eh? Porca miseria. No, raga, fatto mettere troppa roba, però, colpa mia. Vabbè, a discrezione tua, nel senso, te poi da una regolata. Ho fatto mettere troppe cose, ma non sapevo bene come funzionasse, cioè non credevo potessi scegliere altri ingredienti. È tutto fatto da loro. La zucchina, questa besciamella, è tutto incredibilmente cremoso, le patatine sono surgelate, te lo devo star di... Bello, mi piace, un po' di casino, spero non si sia fatto male nessuno. La porchetta, ti aspettava la porchetta di Dio che te va a magnare da quello che c'ha. L'osteria di nicchia da Riccia, quella fuori dalle mete turistiche. È una porchetta che non è che si sente tanto, soprattutto se la va a coprire con tutti questi sapori. Però da senza il panino. L'obiettivo è quello, raga, andare a magnare di notte e questo ti soddisfa. Il panino è buonissimo, mi piace un sacco che sopra lo rendono croccante alla perfezione. Il difetto che devo trovare sotto. Sotto si beve talmente tanto che diventa un po' una gomma. Quindi qua male perché gli ingredienti te lo ammollano. Ma sopra una poesia. Mamma mia che buona. Ma guarda che è buona. Qua ho fatto mettere la cifra delle melanzane fritte, la porchetta, il pomodoro. Mamma mia che aspettone di Dio. Tra l'altro vorrei far notare le zucchinette alla scapece. A me la cosa che mi è piaciuta di sto posto è che non hanno niente di sott'olio. Hai presente quei barattoloni di vetro che compri a metro, c'è la partita IVA, gli paghi un cacchio? Ecco, non ce l'hanno, fanno tutto loro. Quindi chapeau, tanto di cappello.
è clamoroso. Le melanzane sono pazzesche. Bella. L'hamburger poi cotto da Dio, ben cotto come deve essere. Questo l'ho composto meglio, nel senso, col primo sono un po' scivolata nel food porn, raga, ma vi chiedo scusa, mi stavo la scemuli là davanti, mi sono sentita in difficoltà, ho messo le patatine. Madonna. Composizione eccelsa, guarda, guarda il crudo, come si vede tutto, pazzesco. Te posso dire, sono contenta. Necessaria. La mano dei Dios, direbbe qualcuno. 19,50, 2,50 euro di Coca Zero. Il primo che avete visto 9 euro, il secondo 8 euro. Prezzi base, ce le puoi mettere tutte le aggiunte che vuoi. Te puoi autoregolare, gli ingredienti sono freschi, loro ce sanno fa, sono veloci, la cucina è pulita. E il panino pesa un quintale e mezzo. Una svolta, vivessi a Napoli, dovessi farmi una passeggiata con gli amici sul lungomare di Mergellina. Arriva, andiamo a sappiare un panino da... come si chiama? Dove sta? Da Francesco, regà. Mo mi viene da confrontare quando feci lo street food notturno a Roma, quando YouTube ancora non era un lavoro, andai da 200 gradi a Roma, buonissimo, in zona San Pietro, luogo di riferimento aperto tutta la notte, con ingredienti anche di qualità, molto buono come posto, però non ha nulla di cotto, loro cucinano. Siamo a Napoli, vabbè, giù non puoi fare sti paragoni, però sono contenta. Sto posto, tra l'altro, io mi sto dimenticando di dirlo, però lo street food notturno ovviamente tendo a prendere dei posti che chiudono o tarda notte o sono aperti H24. Paninoteca da Francesco in questo caso chiude alle 2.30 di notte, quindi in pieno stile notturno. Ci spostiamo, prendiamo la macchina, ci allontaniamo un po', concludiamo con un dolce. Sono proprio contenta. Che bello. Bello, sono felice, sono felice. Traghettino in partenza, ci spostiamo verso la terza e ultima meta di oggi con una delle mie canzoni preferite di Pino Daniele. Vediamo se la riconosci. Tipo Sarabanda, bellissima. Poi madonna mia che uomo, quanto ha rivoluzionato la storia della musica italiana anche lui. Un sacco di influenze, folk, jazz. Pensa che mi ricordo addirittura il giorno in cui annunciarono i TG della sua morte. E comunque mio padre mi ha sempre fatto sentire da piccola Pino Daniele. Ci sono rimasta proprio male. Proprio male. Ma come? Perché non hanno fatto in tempo a portarlo all'ospedale, no? Comunque, cambiando discorso, saporire. Saporire perché si chiama saporire su Instagram? A saporì, me coglioni, complimenti, ti ringrazio. Stavo pensando durante questo viaggio in macchina che a Roma, coi notturni, cioè ne abbiamo visti nel corso di questi anni, di locali che ti propongono dei panini con un buon cucinato, una buona qualità, grossi, con un buon rapporto qualità-prezzo, non è che ci abbiamo tanta roba, Cioè a me mi viene in mente O Famo Strano a San Lorenzo, certezza da vita, lo adoro, buono in culo, polpette, melanzane fritte, pure lui fa delle cose assurde. Però gli altri ti fanno panini crudi, panini cotti qua, salamella, con quello che si pulisce le chiappettine con le mani, un po', te posso dire, posticce, un po' sporchettine, e poi con la stessa mano ti dai il resto dei soldi e ti gira la salamella sul panino. Quindi complimenti Napoli, complimenti vivissimi. Bello guida per Napoli alle 23:10 di sera, pare di sta Roma di sera. Così la posso vivere Napoli. Datemi un po' di tranquillità nella vita. Poi se io sto tranquilla divento pure una persona gradevole. A me dà il caos, poi dopo un po' mi inizio un po' a far girare le ovaie. Scende va a fatica che mono voglio. Pomigliano d'Arco, questa è stata la meta che mi avete suggerito per la maggiore, quantomeno, perché mi sono arrivati, non so, almeno una ventina di segnalazioni solo per questo posto. Quindi ho detto, che fai? Lo lasci lì? No, infatti, regà, c'è un quantitativo di gente fuori assurdo. Zio Rocco, vado a prendere un po' di dolci da Zio Rocco, sono curiosa. Sono tornata col bottino. Fila molto scorrevole, cornetto proprio ischitano, c'era un po' di scelta, addirittura lo schermetto in tempo reale che ti diceva terminato, sta finendo, disponibile. Stavo a sentire da gente che stava a rosicà, ma di giuro stavano proprio a rosicà, mo so pure segnato, perché no vabbè è finito il patacchione. Sono andata a vedere pasta sfoglia Zio Rocco unita a pan di nocciola briosciato ripieno di crema di latte e nocciola, pure molto bello esteticamente. Ah raga, stasera niente patacchione. In compenso, vabbè, praticamente nasce da st'idea di sto pastry chef, tra l'altro stavo a leggere, dentro c'erano un sacco di riconoscimenti, ha fatto un cornetto addirittura nero ispirato al Vesuvio che costava 100 euro, i cui proventi
in collaborazione con questo chef stellato, sono andati in beneficenza, pastry chef, insomma un sacco di articoli del giornale, belli rivendicati lì, attaccati, TG.com, quello o quell'altro. Sono andato ospite al grande fratello VIP, che vabbè, fratello VIP, però... Packaging, posso dire? Posso dire? Mi posso permettere? Proprio napoletano il packaging. Fotina un po' pixelata, se riescono a vedere, un po' strecciata, mo da qua non rende in video, andiamo a vedere che cosa ho preso. Packaging però perfetto, perché non rovina i prodotti. Madonna, quanto sono grossi! Ma questa me l'hanno messa in più! Io ne ho presi 3, se sono sbagliati. O me l'hanno regalato? Eh no, perché, raga, è successa una cosa che mi ha fatto un po' puzzare il naso. Tu tieni conto che dietro c'è un laboratorio a vista con la gente che sta a lavorare, sono caldi, lo sento, cioè si sente proprio che emanano calore. Quindi lavorano a rotta di collo, chiudono alle 2 se non erro. Però una certa, una ragazza che stava a lavorare ha fatto Rocco! Ed è sbucato sto tipo un po' in borghese e penso fosse proprio Rocco, proprio il pastry chef. Tipo una cosa, poi si è girato verso di me e mi ha guardato, quindi non so se magari la ragazza che lavora qua mi ha riconosciuto e ha detto boh, perché stavo a fare qualche fregatino, vabbè, non lo so, me ne frega niente, l'importante è che i prodotti sono quelli che so. Stavo leggendo un po' la storia e non è che è il primo che capita e si mette a fare i cornetti, eh. C'ha un bel background, una bella storia dietro. Partiamo dal classico ischitano, classicissimo. Puoi scegliere di fartelo riempire con diverse creme. Sono andata sul classico e sono andata sulla crema pasticcera. Lo so, non si fa, ma non abbiamo i coltelli. Purtroppo, mamma mia, quanto è giallona. Madonna, ma quant'è? Non mi piacciono molto i brioschi sopra, non sono una fan. Brioschi per modo di dire, è zucchero. Però non sono una fan dei brioschi sopra. L'impasto è molto buono, è caldo caldo, questo è appena fatto. Mamma mia. C'è un posto aperto la notte che ti sforna i cornetti appena fatti. Voglio risentire un attimo bene la crema. Molto buona la crema. Cioè il prodotto in sé qualitativamente penso che per i notturni forse è il prodotto più di qualità che mi sia mai capitato. Ovvio che non è che lo paragoniamo a Love a Roma, Caffè San Carlo a Torino, però per questo campionato dei notturni è buonissimo. Sente pure il burro. Questa cosa quando la fa, forse qua è rimasto un pochettino indietro di cottura. L'ho notato perché quando tu lo tiri fuori e fa questa sorta di nodo, generalmente significa che sono rimasti un po' indietro, non te lo riesco a far vedere. Se mi dici indietro di cottura così mi si stringe. Te so, guarda. Mi viene il groppo un gol. No, guarda. Sono no. Emozionato. Indietro di cottura si dice in italiano, non è tu sei. Non è che è di tua proprietà, ci hai messo il copyright indietro di cottura, sì. Tutto suo, non si possono più usare termini italiani perché sono diventati termini franchi nel criminale. Secondo, ischitano nero, pasta sfoglia e pasta brioche, anche qui perché fanno questa sorta di ibrido tra la pasta sfoglia e una pasta brioche, in modo tale da risultare morbida dentro, e cioccolato fondente al 62%. Guarda che bello, mamma mia, wow. Una cosa che mi piace è che veramente, raga, un'abbondanza di condimento assurdo. Madonna che buono, madonna che cioccolato. Vabbè, l'impasto è lo stesso. Cotto meglio di quello di prima però. Con la cottura ci siamo. Non è gommoso. Non lo so come, non so se abbiano dei timer, però quello di prima era rimasto veramente un po' indietro, ma a parte gli scherzi. La qualità della crema. Solitamente ti mettono le creme super dolci, immangiabili, buonissimo. Terzo e ultimo, girasole, soffice e profumata, pasta brioche arricchita con giro di crema di vaniglia in superficie previa cottura. Bello morbido, mi piace sta cosa che sono tutti super caldoni. Una briochona, questa la farcirei un po'. Eh sì, perché c'è solo sopra, quindi dopo un po' magari si stucca, però è molto buona. È sofficiona ed è caldina, quindi è gradevole al morso. Come se fosse un buon dì fatto in casa, cioè il buon dì è un'offesa proprio alla pasticceria, lo detesto. Buono però, cioè secondo me è da farci, non me lo so fatto farci. Raga, questo penso me l'abbiano o messo per errore o regalato volutamente, quindi non lo sapremo mai, però l'avevo visto in video, forse è il prodotto del giorno, perché c'era scritto prodotto del giorno disponibile, ma non ho chiesto, non ho approfondito. Mi sembra più o meno la stessa cosa, forse ripiena di cioccolato. Lo scopriamo assieme. No, vabbè. Vi giuro, è un po' difficile da gestire. Madonna!
agricoltore. Regà, a Roma, e i romani me lo potranno confermare, notturni di sta qualità non li trovi, notturni. Non andiamo a includere quelli aperti di giorno, la mattina, che ti fanno le cose. Notturni, buonissimo. Ma la cioccolata è la stessa di prima. Il pan brioche è morbidissimo, è cotto benissimo. Mamma mia, questo è un preciclo. Mi fa godere, le ragazze che mi seguono potranno capirmi. Quando c'hai qua voglia di dolce, pazzesco. No, raga, c'è proprio una cosa... Meno male che mi sono ricordata il gel disinfettante. Sono sporca? Vabbè, te credo che sia... Sopra. Come sopra? Sul labbro sopra, labbro sopra, labbro sopra. Devo fa? Sì. Casino magna sta roba. Raga, 6,60 euro. Ma di che cacchio stiamo a parlare? Ma dai, mo c'avrò tutti i denti neri. L'ischitano nero 2,20 euro. L'ischitano normale con crema pasticcera, praticamente il topping lo paghi 50 centesimi in più, un po' come a Roma dal pangocciolaio. Se no 1,70 euro, vabbè raga, ho capito perché è bello il sud. Magni bene se sai scegliere e spendi poco. Grazie per quello regalato, perché io non l'ho pagato, non so se vi siete sbagliati. In caso, sono contenta di essere stata fortunata. Qualora mi avessi regalato, bacettino, l'ho apprezzato. Giusto il primo ischitano era un pochettino crudino dentro, però si conclude qui questa avventura sullo street food notturno a Napoli, positivissimo. 3 posti. Anche consigliati da voi, questo strasuggerito. Quindi raga, grazie, mi avete consigliato bene. A mezz'ora da Napoli circa in macchina. Panini eccellenti, è stato bello. Grazie per seguirmi sempre, raga. Se sei arrivato fin qui lasciami un commentino. Ho scritto una tazzulella e caffè. Ti mando un bacio, spero che domani mattina ti sveglierai con qualcuno che ti porta il caffè a letto. So quei piccoli gesti che ti migliorano la giornata. Raga, sono passata qualche metro dopo zio Rocco, che adesso è diventato anche mio zio, perché complimenti. C'è sta uno di quei posti che fa i waffle a forma di organo riproduttivo maschile e femminile. Ma io dico, no? Ma con zio Rocco c'erano infatti solo un paio di ragazzi fuori a prendere ca. No, ma posso dire una cosa? Ma quanto sei stupido? Quanto sei stupido, cioè c'hai a 50 Rocco. Metri più giù c'hai la migliore schimicata d'Italia, d'Italia, cioè tu stai a prendere il waffle a forma di... Cioè, quanto sei stupido. Raga, io so 3 anni che dico, io sto pregando che le waffolerie a forma di organo riproduttivo maschile e femminile chiudano. Qualcuna la stiamo abbattendo col tempo.